È stata approvata giovedì in giunta una delibera per quanto riguarda il rinnovo dei contratti circa la gestione degli impianti frazionali. Questo è un contratto che è stato inizialmente stipulato già nel 2005 con un rinnovo poi dopo 10 anni da parte delle società che ne abbiano fatto richiesta, e poi c'è stata un'interruzione nel periodo del commissariamento, quindi non è stato fatto il rinnovo a 10 anni, prima a 1, poi a 2, adesso è scaduto il 30 giugno del 2023 ed è stato rinnovato per ulteriori 2 annualità, quindi fino al giugno 2025. Il rinnovo prevede, come in precedenza, un contributo da parte delle società sportive che gestiscono l'impianto e una compartecipazione di spesa da parte del comune, che tiene conto principalmente della manutenzione straordinaria, quindi tiene conto principalmente delle caratteristiche tecniche degli impianti. Sono stati rinnovati in particolar modo l'impianto di Colle Santa Maria, Forcella, Villa San Giovanni, Frondarola, Miano. L'unica variazione riguarda il campo, l'impianto di Villa Vomano, perché sono stati lì eseguiti, in realtà sono ancora in esecuzione, lavori col PNRR di riqualificazione, in particolare riguardo il manto, che non è più un manto erboso ma un manto sintetico, che comporta quindi da parte del gestore minori costi. E quindi va rivista la gestione, va rivisto il contratto, ma nel frattempo ci siamo riservati di far sì che la società sportiva Ponte Movano continuasse ad utilizzare l'impianto in attesa di nuovi atti. La previsione di spesa è di circa 26.000 euro per il 2023, circa 50.000 per il 2024, 23.000 per il 2025. Nei giorni scorsi sono stati aggiudicati i lavori per il campo, il centro sportivo del Piano della Lenta. È un recupero importante, sarà un recupero importante? Importantissimo, perché nelle frazioni spesso il campo sportivo si può dire che sia forse una delle poche, se non magari l'unica risorsa per quanto riguarda le attività sia sportive ma anche ricreative, sociali, quindi sicuramente è una cosa molto importante a cui si tiene tantissimo.